Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di questo accessorio che ho trovato su internet, le recensioni sono veramente positive, quindi ho deciso di comprarlo. Questo accessorio fa parte del mondo di Shelly. Shelly è una ditta bulgara che produce prodotti per la domotica, quindi vi consiglio di andare a vedere sul sito perché ne ha prodotti di diversi. La particolarità di questi accessori qual è? Sono accessori pensati per essere montati nelle case già in uso, quindi non dobbiamo rompere niente. Per esempio questo piccolo relè può essere montato nella scatoletta delle prese. La scatoletta delle prese è quella a tre prese, si può lasciare un posto dedicato per questo relè e in più si può montare un pulsante, una presa oppure due pulsanti. Due pulsanti perché questo è un relè a due canali. A due canali cosa vuol dire? Che ha due uscite, quindi si può usare per montare due punti luce. In questo caso noi l'abbiamo montato sul motore delle tapparelle, così useremo un'uscita per la salita e un'uscita per la discesa. Io lo posseggo già da un paio di settimane e l'ho già testato sulla serranda del garage dove gli tiro la macchina e funziona benissimo. La bellezza di questo relè poi qual è? È che è già stato pensato per montare un tasto fisico. Ci sono due spazi dedicati al cavo della discesa e al cavo della salita. Ora la testeremo e in più vedremo come funziona la propria applicazione. L'applicazione è molto interessante, è un'applicazione dedicata, si chiama proprio col nome della ditta, Shelly Claude. Da lì si possono collegare tutti i loro gadget, quindi con un'applicazione si può far funzionare tutta la domotica della casa. Questo è il funzionamento col tasto fisico. Questo è il funzionamento con la propria applicazione. Vi consiglio di andare direttamente nelle impostazioni appena installerete il motore. Questo perché? Perché nell'applicazione, visto che questo relè può essere utilizzato per molteplici funzioni, è impostato a vari pulsanti diversi. Quindi noi dovremo cercare quello per il motore che è quello interbloccato, altrimenti potrete avere dei seri problemi. Vi faccio un esempio: se voi siete in un'altra camera e decidete di abbassare questa tapparella, quindi il motore si sta abbassando, se per sbaglio schiacciate quello sopra, vedete, il motore va in corto. Se lo fate per pochi secondi non succede niente, ma chiaramente se siete in un'altra stanza non ve ne accorgete, il motore si brucerà. Quindi nelle impostazioni troverete i vari tipi di tasti che ci sono. Noi dovremmo scegliere quello di un tasto interbloccato, che praticamente è un tasto solo. Che questo tasto cosa farà? Pigiamo una volta e la tapparella salirà. Pigiamo la seconda volta, la tapparella si fermerà al punto che decidiamo noi. Schiacciando per la terza volta, la tapparella scenderà, oppure si può farlo salire. Una volta che la tapparella si fermerà o in salita o in discesa nel fine corsa che avremmo messo noi, potremo rischiacciare un altro bottone e farlo risalire. Niente, ora cosa facciamo? Vi faccio vedere come si monta. Il montaggio è semplicissimo, basta seguire le istruzioni, comunque ci vogliono 5 minuti per montare questo prodotto. Comunque io farò il solito schemino su un foglio che faccio come sempre e da lì tireremo delle righe e vedremo come si monta. Poi daremo una rapida occhiata all'applicazione. L'applicazione anche quella è molto intuitiva, fa tutto da solo. Quando la installate vi faccio vedere come si installa e come si seguono i primi passi. Poi le impostazioni vedrete voi quelle che più vi aggradano, io vi farò vedere soltanto dov'è l'inserimento del tasto. Come vedete questo è lo Shelly, qui hai 4 connettori, i primi 2 servono per il collegamento del motore, il terzo è la fase e il quarto è il neutro. Allora il neutro è sempre quello blu che esce dalla presa della corrente e anche del motore. Quindi noi cosa faremo con questo cavo blu? Lo inseriremo dentro un morsetto, sia quello del motore che quello della presa, e poi lo collegheremo al quarto punto. Faremo la stessa cosa sempre col morsetto con la fase, che è l'altro cavo della corrente. Quindi cosa faremo? Collegheremo sempre la fase alla presa, in più faremo un cavallotto che finisce uno nella presa
del bottone e l'altro lo collegheremo, come vedete, allo Shelly, che sarebbe il terzo bottone. Poi collegheremo i due fili che escono dal bottone alla parte sotto dello Shelly, che qua sono segnati come S1 ed S2. Praticamente sarebbe così. Questa è la fase che entra nel bottone. Faremo anche un ponte, così portiamo la corrente da un punto all'altro. Questa è l'uscita che va nell'S2 o nell'S1, dipende da come è girato il tasto, e quell'altra è l'altra uscita. Quindi cosa succederà? Che la corrente sarà in mezzo, sarà disattivata quando il tasto non sarà premuto, e poi si sposterà la corrente a destra e a sinistra. Comunque ho fatto un tutorial sul tasto, lo trovate sul mio canale. Spero di essere stato chiaro. Ora vedremo l'applicazione. Chiaramente la prima cosa che faremo sarà quella di scaricare l'applicazione. L'applicazione si chiama Shelly Cloud. La installiamo. Dopo averla installata sceglieremo la lingua italiana, chiaramente. Ora bisognerà creare un account. Io ce l'ho già, chiaramente, quindi inserirò la mia email e la mia password. Voi invece dovrete fare crea nuovo account e creare un vostro account. Una volta creato l'account, questa sarà la prima schermata che ci troviamo davanti. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è aggiungere una stanza della casa. In alto metteremo il nome della stanza, metteremo camera. Poi bisogna o caricare un'immagine, se vogliamo mettere una fotografia della nostra camera, oppure scegliere una delle immagini che ci sono già presenti. Noi ne sceglieremo una già presente. Salvo la stanza. Una volta che la stanza è stata salvata, cosa bisognerà fare? Bisognerà aggiungere un dispositivo, quindi bisognerà collegare il nostro Shelly all'applicazione. Quindi aggiungiamo dispositivo. Ecco, qui in alto facciamo click to add. Ora daremo un nome al nostro dispositivo, lo chiameremo sempre camera. In più dovremmo scegliere un disegno per il dispositivo. Io sceglierò questo, che è quello che mi sembra di più indicato per la tapparella, oppure voi potete anche inserire anche qua un'immagine. Salviamo dispositivo. Fatto. Come vedete, ora la nostra camera è stata salvata con il nostro dispositivo. Ora qui ci saranno i due tasti di cui vi avevo parlato prima. Questi due pulsanti non sono interbloccati, come vedete. Sono due tasti separati. Cosa dobbiamo fare adesso? Possiamo andare in alto e far scorrere questo menu a tendina, dove ci saranno le impostazioni più classiche, tipo aggiungere un altro Shelly, oppure aggiungere un'altra stanza, quindi registrare un'altra camera, aggiungere gruppi, quindi vuol dire che si possono aggiungere più Shelly e comandarli con soltanto una registrazione, quindi potremo abbassare tutte le tapparelle insieme, o aggiungere scenari. Aggiungere gli scenari cosa vuol dire? Che possiamo dire agli Shelly di alzarsi a una determinata ora e abbassarsi in un'altra determinata ora. In più c'è un altro menu con delle impostazioni più approfondite. Bisogna andare su, tipo su camera, premere. Come vedete vi verrà fuori un menu molto particolare. Se premete dove c'è scritto attuale, qui vi verranno fuori tutti i consumi che avete utilizzato con lo Shelly. Quindi per esempio, se voi mettete punti luce, più punti luce, vi verranno fuori tutte le lampadine che voi avete accoppiato, tutti i Shelly che avete accoppiato, e vi dirà addirittura quanta corrente sta consumando ogni Shelly. Poi se andiamo su timer invece,
Qui possiamo sempre registrare gli orari, quindi alzare e abbassare le tapparelle negli orari che decidiamo noi. Programma settimanale sarà la stessa cosa. Alba e tramonto invece noi gli diamo dei giorni su quando decidiamo noi farli alzare e abbassare. Lo Shelly tramite internet si collegherà, vedrà quando ci sarà l'alba e il tramonto e di conseguenza alzerà e abbasserà le tapparelle. Invece le impostazioni più importanti le troviamo qua dove c'è scritto chiaramente impostazioni. Qui ci sono tantissime impostazioni che vi consiglio di controllare. Allora vi dico già da subito che visto che io sono diventato matto, qui dove c'è scritto ripristino dati di fabbrica, cosa è successo? Che io siccome ce l'avevo montato a casa, quando l'ho smontato l'ho portato in ditta per testarlo sul motore delle tapparelle e non funzionava. Sono tornato a casa, la casa funzionava e invece qui in ditta non funzionava. Alla fine perché? Perché l'avevo accoppiato col wifi di casa. Quindi cosa succede? Che se lo accoppiate con un altro wifi e poi decidete di smontarlo e darlo a qualcun altro, all'altra persona non funzionerà. La prima cosa che dovete fare è andare su Reset di fabbrica, che è qua, e come si chiama? Riportarlo a zero. Poi c'è l'aggiornamento firmware, qui stanno facendo aggiornamenti abbastanza di frequente, io ne ho già fatti due in 15 giorni, e poi qui invece c'è il tipo di pulsante. Come vedete, quello che vi spiegavo prima, qua c'è da scegliere il tipo di pulsante che vogliamo utilizzare. Se utilizziamo dei punti luce, metteremo i due pulsanti come quelli che ci sono già registrati, predefiniti, come avete visto, quelli sono due punti. Come si chiama? Due pulsanti separati, quindi premendone uno si accende una luce, premendo quello sotto si accenderà l'altra luce. Qui invece possiamo scegliere in base alle nostre esigenze che tipo di tasto usare. Siamo giunti al termine della recensione, mi sono dimenticato di dirvi prima che tutti i prodotti della Shelly sono compatibili sia con Google Home che con Alexa. Io ho appena ordinato Alexa e ho appena ordinato altri accessori che si collegano con lei. Quindi se vi interessa l'argomento iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto il video e alla prossima settimana.